tutti quegli anni persi con una non visione della... È stato intitolato A te il microfono, l'incontro con i cittadini del sindaco Massimo Seri e del segretario nazionale di Azione Carlo Calenda, entrambi candidati alle elezioni europee, insieme al generale Vincenzo Campolini. È stato un incontro in cui i partecipanti hanno potuto rivolgere le loro domande e attivare anche un contraddittorio ai due leader che si sono soffermati sui rapporti tra Commissione e Parlamento europeo, sul problema dell'immigrazione, su quello della sanità e soprattutto su quello della guerra russo-ucraina e le sue ripercussioni sui paesi dell'Unione. Pur ampliata su un orizzonte più vasto, l'esperienza maturata nei governi locali, dove si è stati a contatto con le esigenze della gente, ha evidenziato il sindaco Seri, può contribuire a costruire un'Europa forte e portatrice di benessere. Penso che l'esperienza dei governi locali, e lo dico anche a livello personale con le esperienze che ho vissuto a organismi internazionali, possa essere utile proprio portando il punto di vista degli enti locali, che sono quelli più vicini all'Europa, che hanno colto meglio il ruolo e l'importanza che l'Europa può svolgere per i nostri concittadini, per il nostro paese, ma per il futuro. Io penso che ci sia bisogno veramente di un'Europa più integrata, dove ci sia una politica estera vera, dove ci sia una politica fiscale condivisa, dove ci sia una politica industriale condivisa, dove un pilastro deve essere il welfare e la sanità, e soprattutto far capire il ruolo della cittadinanza europea, perché oggi nessuno si sente più europeo e questo è un errore, bisogna lavorarci, e molto dipende dalla narrazione che viene fatta, e penso che le nostre esperienze possano andare in questa direzione, e quindi sono tanti contenuti, forse è l'unico programma vero di una forza politica che si candida a questa elezione, che crede in un'Europa del futuro, in un'Europa più integrata. E parto anche da una consapevolezza che gli Stati membri da soli non sarebbero in grado di svolgere un ruolo incisivo nel nuovo ordine mondiale che c'è. Calenda, da parte sua, ha esposto chiaramente il programma europeo di Azione. Oggi l'Europa spende tantissimi soldi, ogni Stato membro, ma non li mettiamo insieme. Secondo luogo, per riavere i soldi del MES sanitario, cioè 38 miliardi da poter spendere per la sanità in Italia, che erano fondamentali e non sono stati presi. E in terzo luogo per fare finalmente l'Europa più unita possibile, perché sennò rimaniamo fragilissimi. E più rimaniamo fragili, più rimaniamo noi come Italia fragili dentro un continente fragile. Questa è una cosa che è pericolosa al giorno d'oggi. Un'alternativa all'Europa confusa della Schlein, che è ma anche un po' per l'Ucraina, un po' non per l'Ucraina, un po' per il Green Deal, un po' non per il Green Deal, e quella piccola della Meloni. Le Marche in particolare sono in attesa di fondi europei per realizzare importanti infrastrutture. Vedi l'alta velocità ferroviaria sulla dorsale adriatica. Ma guardi che noi siamo pieni di fondi europei che non spendiamo. Cioè l'Italia spende la metà dei fondi europei. Il problema è molto semplice. Noi abbiamo una classe dirigente politica che non ha mai gestito niente. Ma se ci mandiamo persone che non hanno mai lavorato prima in vita loro, non spenderemo mai i fondi europei. Ne possiamo avere 10 volte tanto, ma non li spendiamo. Perché è complicato. Quindi dobbiamo mandare in Europa, e noi lo faremo, una classe dirigente di persone che ha gestito e amministrato. Calenda, cosa chiede ai candidati? Di essere persone serie, competenti, di avere un cursus honorum, cioè in Europa bisogna arrivarci con esperienza e competenza. L'Italia, pensate che oggi è 25esima su 27 in termini di, diciamo, influenza nel Parlamento europeo. Lo è perché spesso non ci mandiamo persone competenti. Quindi noi abbiamo fatto, il nostro obiettivo è fare la lista di persone più competenti sia mai stata fatta alle elezioni europee. Quindi sia la dimensione tecnica della difesa, ma sia la dimensione delle città, che sui fondi europei sono fondamentali. Qual è la via della pace per porre fine alla guerra russo-ucraina? Ma noi abbiamo avuto, diciamo, un nemico alle porte, cioè l'Unione Sovietica, per molti anni. E non è successo niente. Non perché siamo stati deboli, ma perché eravamo molto forti. E quando sei forte, dissuadi un dittatore come Putin dal fare cose troppo aggressive. E sappiamo che invece, se non lo facciamo, ce lo ricordiamo da come ci siamo comportati invece con Hitler, no? Sappiamo che poi è più probabile la guerra, quindi noi dobbiamo essere forti per evitare la guerra. Lo dicevano già i romani, no? Qui siamo a Fano, c'è l'arco di Augusto. Se vuoi la pace, devi essere forte a sufficienza per scoraggiare il tuo nemico. Noi stiamo dando il supporto all'Ucraina per non dover arrivare ad avere un conflitto diretto con la Russia.
Ed è esattamente quello che è successo con l'Unione Sovietica in 50 anni. Nel senso, quello che abbiamo fatto è aiutare, supportare, scoraggiare l'Unione Sovietica dall'aggredire i paesi della NATO. Non mandare truppe della NATO contro i russi. Noi dobbiamo da un lato aiutare gli ucraini e dall'altro evitare l'escalation.